E enjoy, signori, Rando qui con voi. E quest'oggi eravamo qui su Clash of Blalalala. Come al solito vi invito a lasciarmi un commentino per dirmi ciò che volete. Almeno 300 mi piace, prossimo video. Ragazzi, concedetemelo, vi prego, concedetemelo. Non ho voglia di mettere la webcam. Voi non avete idea in che condizioni sono qua. Sto grondando di calore. Sono qua con le cuffie. Sto grondando, sono qua praticamente a petto nudo. Non avevo voglia di mettere la webcam perché vi sareste spaventati. Ovviamente scherzo, ragazzi. Detto questo, oggi si ritorna dopo praticamente quasi un anno. Adesso non so quanti mesi, non sono andato a vedere, a fare il Road to Dark. Per chi dovesse sapere che cos'è il Road to Dark, ok, per tutti gli altri ascoltatemi bene, in poche parole. Ragazzi, Road to Dark, io ho chiamato Dark Road to Dark, praticamente sarebbe un Road to Max. Non sto lì troppo a dilungarmi, fino a Max. Quindi ogni tanto faccio un videozzo dove faccio vedere gli aggiornamenti del villaggio. E oggi siamo qua appunto per questo. Allora, come vedete, tra 9 ore avremo il Re Barbaro al 10. Quindi sbloccheremo il secondo livello di abilità, perché il primo si sblocca a 5. E non vedo appunto l'ora, non vedo l'ora che finisca. E poco fa, infatti come vedete 6 ore fa, non poco fa, ho messo a fare la regina degli arcieri al 10 e sbloccheremo anche a lei il secondo livello di abilità. Come avevo promesso nei video precedenti, volevo aumentare un po' i reali e lo sto facendo. Infatti, spendendo 50.000 di nero, sono rimasto praticamente a secco e sto ritornando a farmare. Poi, un'altra cosa che ho fatto, ragazzi, è nel laboratorio ho fatto partire, mi sembra che l'avevo fatto vedere anche nell'altro video, ma avevo detto che ne parlavo meglio in questo, i draghi al 4, raga. Con l'ultimo aggiornamento, i draghi al 4 sono disponibili dal municipio a livello 9, mentre invece prima erano maxati col municipio a livello 10, invece adesso non è così. Li sto facendo al 4, ci vuole 7 milioni di elisir per 14 giorni di lavoro. Ora, quanto manca? 11 ore, 4, avete capito, 11 giorni, quindi è 3 giorni che stanno facendo. Poi un'altra cosa, ragazzi, ho fatto la fabbrica di incantesimi oscuri, l'ho fatta all'1 e adesso la sto portando al 2. E ora vi dico una cosa, mi avete detto: Random, ma perché non fai video dove fai vedere gli aggiornamenti e cose varie? Avete ragione, ma vi spiego. Io, a differenza di tutti gli altri youtuber che veramente campano con video di Clash, come voi forse mi seguite o non lo sapete, io potrei campare con i video di Payday, perché faccio visite da far paura per i numeri confronto al mio canale. Ma a me non interessa quella parte, o meglio, mi spiego meglio, mi interessa, ma fino a un certo punto. È anche contro il mio interesse, tra virgolette, fare questo ragionamento, ma sono fatto così, è da una vita che mi conoscete, io sono fatto così. Ora, dove voglio arrivare? La gente che campa con Clash, ogni volta che esce uno sputo dalla Supercell, loro devono fare un lago di sputi, perché devono per forza far vedere le novità. Ovviamente la gente che è iscritta al canale di questi youtuber vogliono vedere da questi youtuber le novità e tutto quello che ne concerne questo gioco, ed è giusto. Mentre invece io non sono pro in niente, ma mi piace giocare ai videogiochi, quindi per esempio in Payday me la cavo, ma non sono pro. Anche perché non serve essere pro. Su Clash me la cavo, ma non sono pro, perché non serve essere pro, non sono giochi competitivi. A questo punto non faccio vedere le novità, perché tanto ci sono loro, quindi tranquilli, andatevele a vedere. Poi, se un giorno avrò chi mi passerà le clip o cose varie, o comunque piacerà di più, lo farò. Detto questo, ragazzi, sto parlando veramente un botto. Altra novità, ragazzi, del villo, guardate. Boh! Arco X al 3. Appena finito Arco X al 3, ho subito startato il Volano al 2, ragazzi. L'Arco X al 3, ma quanto è dark. Ma quanto è dark. Cioè, veramente fa paura, è troppo troppo bello. Poi, inoltre, se andate a vedere, manca un giorno e 21 ore, praticamente quasi 2 giorni, per portare il secondo Arco X al 3, che sono di una bellezza incredibile. Sono dark pesantemente. Poi, come vedete, sto portando avanti anche tutti i muri. Come vedete, ho fatto questo spicchio di muri all'8, questo spicchio di muri all'8, questo spicchio di muri all'8, adesso sto portando avanti questo spicchio. E poi andrò a fare tutti questi, questo, e poi saranno finiti tutti all'8. Una volta finiti tutti all'8, li porterò tutti al 9. Al 9, incredibilmente, ci vuole meno tempo che farle all'8, perché all'8 devo metterci l'oro e l'oro mi serve per potenziare. Adesso io ogni volta che arrivo a 500.000 di oro, cosa faccio? Pam, muro, pam, muro, pam, muro, pam, muro, pam, muro. Così almeno ho sempre i depositi vuoti. E guardate un po' gli attacchi che subisco. Guardate gli attacchi che io subisco.
Guardatelo, solo il municipio, guardate, mille, questi sono tutti attacchi ai municipi, mille, 11.000, vabbè, questo comunque sempre attacchi al muni, vedete? Guardate, non ci provano neanche, guardate quanti, guardate gli attacchi, no, perché giustamente mi chiedete voi, guardatelo, 127, 200.000, 80.000, 90.000, ah, qua avevo provato la veleno, che comunque vabbè l'ho fatta, poi ho dovuto partare subito al 2 la caserma. Poi abbiamo 200.000, 119.000, 100.000, 200.000, 150, 250, 200 e continuo così, ragazzi. Io li trovo un casino alla mattina e alla sera tardi. Io sono in Lega Oro 1 e con questo municipio qua io mi trovo il mondo, raga, trovo il mondo veramente. Sono tutti quelli che magari erano in cristallo, che sono scesi o perché sono inattivi o cose varie, quindi ne trovo un bordello. Continua il mio progetto degli alberi esterni, ragazzi, così è una cosa veramente figa. Ditemi qua sotto nei commenti se avete idee per video originali o cose varie, perché comunque io sapete che prendo sempre spunto. Ora ovviamente ho detto random, ma se tu dici che ogni volta che hai 500.000 di oro o 1.000.000 di elisir li dovresti spendere, ragazzi, guardate, non ho nessun costruttore libero, quindi finché non si libera il primo costruttore, che a vedere bene tra questo 9 ore, praticamente il re al 10 tra 9 ore, appena si libera farò i muri, appunto. Un'altra cosa che vi devo dire, ragazzi, se prende piede veramente ancora di più, che comunque vedo che c'è un grandissimo riscontro su Clash of Clans, io organizzerò, ragazzi, per registrare non con BlueStack, perché come vedete sto registrando con BlueStack, devo usare mouse e tastiera ed è diverso confronto a attaccare col telefonino con due mani, è molto meglio attaccare col telefonino, però devo trovare un modo per registrare. Se lo conoscete ditelo qua sotto nei commenti e aiutatemi, perché a chiedere alla community italiana di Clash di darti una mano è come chiedere, non so veramente quale, perché potrei offendere, non dico niente, e comunque lascio a buon intenditor poche parole. A questo punto non vi dico più, penso che per questo video possa bastare. Da Randome, Clash of bla 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 bla, è tutto. Enjoy, ragazzi!